Ma lui l'ha già capita, ma però, e la sa, quindi stica, direi. Esatto, anche, cioè. Stica potrebbe essere il nuovo verbo per queste cose qui. Nel senso che appunto l'importante è capire il concetto grande. Esatto, no? Coscienza digitale, digital information, usi e tendenze dell'online, l'internet che non pensavi ti servisse. A cura di Alessandro Missana di LazyMix.it. Nuovo episodio di Coscienza Digitale, riflettendo su quello che state vedendo, perché è un video, è un contenuto comunque fruibile grazie all'internet. Quindi oggi Ale di Lazy Mix Studio, intanto benvenuto. Benvenuto a te. Ci spieghi che cos'è internet. Bene. Che è una domanda che magari è facile, ma è anche un mondo incredibile. Sì, esatto. Di solito quando fai questa domanda, in realtà ci sono tante risposte che sono vere a metà, nel senso che magari ti dicono che parte, la classica è Google. Perché tu apri il motore di ricerca e scusami, il browser, internet è Google, e vedi Google, e quindi aspetta, internet no, quasi no, no. Però di base, al di là di quello, tendenzialmente una persona alla fine capisce un attimino, no, di che cosa sta parlando, cioè sono delle informazioni che riceve, quindi è una ricerca che fa, e quindi c'è uno scambio di informazioni. Tecnicamente poi, se andiamo a vedere effettivamente cos'è internet, non è altro che un insieme di reti, okay, fatte di computer che permettono lo scambio di informazioni. Semplicemente, noi sappiamo che l'informatica è legata all'informazione, lo strumento dell'informatica è il computer. Se andiamo a con una scala più ampia e mettiamo dei computer assieme, di base non è altro che dei computer che si scambiano informazioni. I computer sono, non sono messi lì a caso, ma fanno parte gerarchicamente di delle reti. Per esempio, in questo momento che trasmettiamo, siamo nella rete della radio, che poi esce verso internet. Cerco di farla proprio con parole semplici, e trasmette quelle informazioni ad altre reti al cui interno ci sono dei computer che stanno ascoltando. Gli smartphone in questo momento sono dei computer a tutti gli effetti, ok? Quindi è da capire più che altro questa infrastruttura come funziona. È come se fosse un'autostrada di base, no? Ci sono le strade piccoline, poi ci sono quelle provinciali, poi ci sono le statali, poi ci sono le autostrade e via dicendo. Però l'analogia che mi piace di più, perché secondo me è quella che fa capire meglio, è quella della posta, che conosciamo tutti. Cioè, se noi facciamo un salto indietro nel tempo, negli anni 80, non c'ero. Vabbè, io ero appena nato, quindi però, anche se non c'eri, secondo me puoi capire. Sì, beh, si capisce. Quando andavamo in vacanze, dovevamo mandare qualche informazione a qualcuno, no? La classica cartolina. Quello che dovevamo fare intanto è sapere delle cose, cioè a chi scrivo, il nome e l'indirizzo, e dove andare a mettere questa lettera, no? Quindi nella busta nella cassetta postale. Non puoi prendere e buttarla a caso. Esatto, esatto. No, poi arrangiati, dai a uno sconosciuto. Prendi, quindi in qualche modo dovevi avere queste informazioni. Se non avevi queste informazioni, per esempio, se io so come ti chiami ma non so qual è il tuo indirizzo, avevo degli strumenti che all'epoca mi aiutavano, le classiche pagine gialle o pagine bianche, no? Quindi sfogliavo le pagine gialle, le pagine bianche, vedo, ah, questo è il nome, l'indirizzo è questo, bene, so a chi scrivere. E quando mandavo la lettera dovevo ricordarmi pure, se volevo avere una risposta, di includerci il mio indirizzo, perché altrimenti quando uno doveva rispondere, rispondeva a chi? Se mi conosce, c'era già l'indirizzo a posto, altrimenti era un po' un problema, no? Messaggio che va in un'unica direzione. Esattamente, che se lo scopo è quello va bene, la classica lettera appunto, la classica cartolina che mando in vacanza. Ma se è una lettera con ritorno, cioè io voglio avere la risposta, devo metterci pure il mio indirizzo. Con questi principi possiamo vedere come funziona internet, cioè quando io voglio aprire un sito e vederlo, semplicemente sto chiedendo informazioni fuori dalla mia rete per riceverla all'interno della mia rete. Quindi io dovrò fare qualcosa, apro il browser per navigare, digito, non lo so, radiotausia.it e mi aspetto di vedere un documento che è un sito web. Ok. Ovviamente il documento non è nel mio PC, non posso avere nel mio computer, nel mio smartphone, tutti i siti che ci sono nel mondo. Giri con un camion. Esatto, dovrei avere altro che camion, ma dovrei avere un sistema che me lo reperisce e me lo consegna. Okay. No? Quindi io quello che faccio quando scrivo radiotausia.it è confezionare una lettera, la classica lettera di una volta, con qual è il mio indirizzo, perché così possono rispondermi con il sito,
e con l'indirizzo di Radio Tausia. L'indirizzo non è il nome, perché quello è il nome, il dominio, ma è l'indirizzo reale, cioè dov'è il computer che tiene all'interno il sito. Ovviamente non lo faccio io sta roba, c'è tutto un sistema dietro che cerchiamo di spiegarlo. Però di base, intanto, quando io consegno la lettera, sì, no? Il mio browser consegna la lettera, utilizza, una volta avevamo la cassetta delle lettere, oggi abbiamo il nostro modem o router che ci arriva, sì, a casa, no? Quindi questa scatolina serve a instradare pacchetti, ovvero a prendere la mia richiesta e mandarla fuori, e poi a prendere la risposta e ritornarmela a me. Un po' come la cassetta viene aperta dall'ufficio postale e quella lettera va verso... Esattamente, esattamente. Il, cioè, rullo. Esatto, quindi il mio router fa da ti consegno la mia lettera e poi arriverà al postino, l'addetto, che prende la lettera e lo porta nella, diciamo, nell'ufficio postale della zona, della mia zona, che poi indirizzerà l'ufficio postale. E fa, esatto, tutto il resto. Lo smistamento viene fatto dal provider, cioè il mio ISP, l'Internet Service Provider, che può essere la TIM, insomma la Telecom. Quello che paghiamo. Esatto, che è quello che mi porta a casa la cassetta delle lettere, ovvero il modem router. Ok, prenderà questa lettera dalla cassetta, dal router, e la manderà in base all'indirizzo che io ho lasciato, no? Dov'è Radio Tausia? Ok, la mando al centro di smistamento più vicino al computer che contiene effettivamente quel sito lì. Quindi arriverà al centro di smistamento, che lo passerà a un'altra cassetta delle lettere che è vicino a Radio Tausia, un altro modem, un altro router che è collegato alla rete dove c'è il computer che ha il sito. Sono tanti passaggini che magari sarebbero da vedere. quello sì, velocissimo. Però di base è un'infrastruttura che ricorda molto la parte, diciamo, delle poste, okay? Sempre per ricordare il fatto che l'uomo, quando inventa delle cose, prende spunto da altro e tutto il resto. Prende spunto da quello che già esiste, esatto. Ma d'altronde va bene così. Chiaramente c'è la parte di creatività che mi permette di creare qualcosa di nuovo, da zero. Però tendenzialmente io osservo sempre quello che c'è. E quindi in questo modo diciamo che Internet nasce osservando quello che già c'era. Qual è il fatto? Una cosa che manca in questo contesto sono i DNS. I DNS sono le mie pagine bianche o gialle. Praticamente quando io mando la mia richiesta, quindi voglio vedere il sito che è radiotausia.it, io non so qual è il suo vero indirizzo IP. Okay? Anche perché sono, è dei complesso numeri. Memorizzarli tutti. È molto complesso, sono proprio dei numeri. Ok, non andiamo troppo nel dettaglio, ma dal nostro punto di vista sono 4 numeri separati da dei punti. Non posso ricordarmeli io a memoria. Io passo la richiesta al mio router e il router, se già ce l'hai a memoria perché ci sei già passato dal sito e quindi se l'hai memorizzato, va bene. Altrimenti anche lui deve consultare un fascicolone dove all'interno c'è l'associazione tra nome, radiotausia.it e l'indirizzo IP. Praticamente questo sistema si chiamano i DNS, cioè il router passerà per dei computer che all'interno hanno tipo delle tabelle enormi che associano indirizzo IP, nome del sito, dominio. E questa è l'ultima parte. È come se loro prendessero appunto questi DNS e li sfogliassero, come noi facevamo con le pagine gialle e pagine bianche. E c'è l'associazione. Questo sta a questo, esatto, questo sta a questo, esatto, questo sta a questo. Esatto, semplicemente quello. Non conosco il sito, devo sapere l'indirizzo IP, altrimenti a chi lo mando? Chi mando la richiesta? Ok, infatti. Vado nei DNS e guardo. Quindi questa parte qua è la parte finale. Ovviamente è molto più complesso di così, ma per farlo il più semplice possibile credo che questa sia la strazione migliore. In più è vero anche che, giusto per fare un po' di polemica, sì, non è, ovviamente questi sono gli esempi per arrivare a tutte le persone e farci capire. Un tecnico su tante cose può storcere il naso, perché potrebbe dire vabbè, ma la definizione di modem e router non è quella, ma lui router l'ha già capita, ma però, e la sa, quindi stica, direi, esatto, anche, cioè. Stica potrebbe essere il nuovo verbo per queste cose qui, nel senso che appunto l'importante è capire il concetto grande, esatto, no? Quando uno l'ha capito, vuole studiare nel dettaglio, allora andrà nel piccolo e vedrà effettivamente tutto quanto, le definizioni giuste, esattamente cosa fanno o non fanno. Però di base quello strumento nasce con quello scopo lì. Se io poi lo dico in modo semplice per farmi capire, ma non è esattamente la stessa parola, non importa. L'importante è capirsi. Esatto.
perché questo è lo scopo, facciamo, questa è mini divulgazione, esatto, non è roba tecnica, non cose difficilissime per persone magari che proprio devono essere all'interno del settore. Esattamente, esattamente, e ci facciamo capire a tutti e basta questo, poi lo capiremo magari dalle persone stesse. Guarda, non ho capito niente lo stesso, va bene, alzo le mani, cambiamo rotta in questo caso. Esatto, però va bene, servirà anche quello. Ed è questo un altro tassello del mondo dell'informatica che mancava nel nostro percorso. Esattamente. Prossima puntata si può la dire? La prossima puntata, dato che parliamo di internet, ci sono le comunicazioni, vengono instaurate, sì, quindi delle connessioni tra dispositivi, parliamo un po' di sicurezza, perché queste connessioni che vengono create, per esempio negli anni 90, inizio di internet, non erano poi così sicure. Cioè, se io devo mandare, collegarmi ad Amazon e... per collegarmi devo pure fare una login, quindi un utente password. Se questa informazione viene passata in chiaro, uno che sta lì in mezzo potrebbe rubare la posta, ok, fare l'assalto alla carovana, potrebbe effettivamente vedere questa informazione. Quindi bisogna metterci uno strato di sicurezza e parlare di crittografia asimmetrica in questo caso, che sembra un parolone difficile, lo è, però si può sempre fare l'astrazione e farla facile. Qualcuno storcerà il naso, che non però va lo bene, capiremo tutti. Tecnici, però vabbè, noi va siamo bene, contenti di spiegarlo terra a terra. Esattamente, esatto. Quindi la prossima è questa. Ok, trailer fatto, ti ringrazio Ale per questa puntata e ci sentiamo nella prossima. A te, alla prossima, ciao. Coscienza digitale, digital information, usi e tendenze dell'online, l'internet che non pensavi ti servisse. A cura di Alessandro Missana di LazyMix.it.